Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti qui nel mio canale. Oggi andremo a parlare di fotografia. Quindi perché non farlo in compagnia di questo splendido cavalletto della Small Rig? Faccio subito una premessa, non sono né pagato né ricompensato in qualsiasi caso né dal costruttore né dal venditore, però siccome è un oggetto veramente veramente interessante mi faceva piacere parlarne con voi. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Molto spesso ci troviamo ad avere tra le mani delle apparecchiature fotografiche o videografiche veramente veramente molto costose, quindi perché affidare dall'attrezzatura a dei cavalletti poco costosi e poco affidabili? È vero, con questo tipo di cavalletto spenderemo forse quasi una fortuna, ma vi garantisco che vale veramente veramente la pena. Parliamo di un cavalletto della Small Rig totalmente in fibra di carbonio. Secondo me è una cosa veramente veramente splendida. L'unico neo a mio avviso, ragazzi, è che quando andremo a sganciare per allungare i piedi, quindi andremo a fare forza su queste clip interamente in plastica, le estensioni usciranno tutte e due, quindi se io volessi fare arretrare o estendere una parte solamente della gamba, questo non mi sarà possibile. Per il resto posso dire che è veramente veramente qualcosa di favoloso. Quindi andiamo a vedere all'interno della confezione che cosa è contenuto e dopo andiamo subito a vedere da cosa è composto e quello che lo rende veramente particolare. La sua borsa da trasporto è veramente veramente molto robusta e ben fatta. È presente quindi una cinghia per il trasporto a spalla, due maniglie che si potranno agganciare tramite una sorta di stretch, tramite una sorta di velcro. Quindi andiamo ad aprire la confezione e tramite questa cerniera possiamo andare a vedere che all'interno c'è un'altra tasca. Questa tasca conterrà una chiavina esagonale, un'altra sarà inserita interamente nella sua testa. Poi troveremo un manuale di istruzioni e un piccolo braccio telescopico che potrà essere montato sia dalla parte sinistra che dalla parte destra della nostra testa. Ma adesso andiamo a vedere come è configurata appunto la testa, che è veramente qualcosa di particolare. Quando parliamo di testa fluida parliamo veramente di testa fluida, che avrà vari blocchi sia nel panning che nel tilt. Una cosa che forse non gradisco moltissimo nel tilt, ragazzi, è quella appunto di andare a tirare su e ad abbassare la nostra testa. Farà tutto quanto in autonomia per quanto riguarda il ritorno all'orizzonte. Infatti, come state vedendo dalle immagini, ragazzi, decide lei come andare a gestirsi. Detto questo, possiamo andare a trovare una sorta di blocco nonché potenziometro per bloccare totalmente la nostra testa. Una cosa che mi piace veramente tantissimo è che la frizione sul panning chiaramente, ragazzi, potrà essere regolabile sia in un modo più elastico, quindi più morbido e più fluido, e che in un modo invece più serrato, quindi più resistente alla nostra forza. Come abbiamo detto, abbiamo un aggancio a sinistra e un aggancio a destra per montare la nostra maniglia. Troviamo inoltre presente un attacco femmina da un quarto di pollice, dove potremo andare a mettere un faretto, un braccio magico o un qualsiasi altro tipo di dispositivo appunto che sia provvisto di questo tipo di attacco. Adesso andiamo a vedere che troviamo anche presente una chiavina esagonale, già sempre a disposizione nella nostra parte posteriore della testa. Adesso invece andiamo a vedere come funziona lo sgancio rapido, che è veramente veramente interessante, della nostra piastra, e vediamo anche quanti modelli e tipi di piastra possiamo andare a mettere. Una volta svincolato il perno di protezione, quindi il perno di serraggio della nostra piastra, andiamo a vedere che troviamo scritto per RS2, RS3 oppure la slitta di formato standard. Una volta andata ad agganciare la nostra slitta non sarà più possibile andare a rimuovere, se non tramite questo pulsantino, lo sgancio rapido, che è una cosa veramente veramente fenomenale. Non andremo più a perdere tempo con le vitarelle, blocchi e quant'altro, ma basterà fare una piccola pressione, quindi un piccolo clic su questo pulsante posteriore, e la nostra piastra nonché la nostra attrezzatura potrà venire via in un secondo. Chiaramente avremo la possibilità di mettere in bolla la nostra testa tramite questo registro che si trova nella parte posteriore appunto della testa, e sarà presente appunto una piccola bolla che ci dirà quando sarà perfettamente al centro. Ragazzi, sinceramente la possibilità di poter montare apparecchiature compatibili con DJI e Manfrotto la trovo veramente una cosa stupenda, a dir poco fantastica. Andiamo a parlare invece del suo carico. Questo cavalletto potrà portare un peso di circa 10 kg, questo ci dice il costruttore, e pensate che sono veramente veramente tanti, anche se pensiamo ormai che tutte le nostre macchine, le nostre attrezzature sono rigate, quindi monitor, faretti, maniglioni, microfoni e chi più ne ha più ne metta, si raggiungono veramente dei pesi abbastanza importanti. Ma prima che arriviamo a 10 kg penso che ce ne voglia. Adesso andiamo a parlare dunque dei suoi piedini, che sono piedini regolabili sia per terreni molto più duri che terreni abbastanza morbidi. Ragazzi, una cosa veramente interessante è che quando non si dovesse stare su un pavimento, diciamo, abbastanza liscio e spianato, possiamo andare ad intervenire con questo pulsantino e sganciare
il nostro piedino e saranno presenti due puntali in acciaio per far presa su qualsiasi tipo di superficie, che sia magari asfalto o terra un pochino più dura. Una cosa che trovo veramente veramente eccellente è il sistema triangolare di apertura dell'estensione delle gambe, che tramite questi tre pomellini, come state vedendo nelle immagini, possiamo far scorrere le gambe per assicurare una maggiore stabilità al nostro cavalletto. Ragazzi, fa veramente veramente la differenza. Ragazzi, parliamo di misure di altezza, quindi interamente chiuso sarà alto 99 cm fino a un'altezza massima di 197 cm. Che ci può garantire delle foto e delle riprese video veramente veramente fuori dalla norma, perché se immaginiamo ci dovessimo trovare magari, non so, ad un concerto, ad un evento dove ci sia tantissima tantissima gente, abbiamo la possibilità quindi di alzare tutto il nostro cavalletto, e 2 metri sono veramente veramente tanti. Tutte le altre componenti, nonché la base della testa, tutte le altre componenti, quindi vero e proprio snodo per le tre gambe, sono interamente in plastica, quindi speriamo che sia una plastica abbastanza robusta, perché mi auguro che possa durare nel tempo. Per chi fosse interessato, lascio sempre il link qui sotto in descrizione come primo commento. Ragazzi, una cosa che posso dire è che vale la pena spendere questi soldi. Una cosa che trovo veramente molto interessante e performante è l'estensione di questo maniglione, quindi per chi volesse una presa un pochino più concentrata, un pochino diciamo più trattenuta, si potrà lavorare con il nostro maniglione, diciamo la nostra asta, in modalità tutta racchiusa. Per chi invece volesse andare a giocare un pochino più con forza, un pochino più di precisione, ragazzi, non faremo altro che allungare totalmente la nostra maniglia, il nostro diciamo stelo. Una cosa molto bella è che andando ad allentare questa vite possiamo avere anche la possibilità di roteare, vedete, a 360 gradi il nostro tubolare, quindi per chi volesse potrà andare a lavorare in questo modo. Una condizione diciamo più standard, abbiamo la classica impugnatura che ci farà lavorare tranquillamente. Posso dire, ragazzi, che la scorrevolezza è veramente fluida fluida fluida, quindi potrà accompagnarci veramente per delle riprese veramente veramente cinematografiche, quindi lo consiglio assolutamente sì. Ragazzi, piccola nota dolente per chi se lo vuole portare a spasso è il suo peso. Abbiamo parlato di robustezza, però chiaramente il giusto connubio tra robustezza e peso non può mancare, quindi siamo su un articolo che pesa grosso modo 5 kg. Io vi posso dare una piccola raccomandazione: quando lo portate in giro non lasciate anche la vostra attrezzatura sopra, perché altrimenti le braccia potrebbero stancarsi ulteriormente. Detto questo, ragazzi, vi garantisco che il peso non grava particolarmente alle nostre braccia, alla nostra schiena, ma come già detto all'inizio del video, se ci vogliamo affidare ad un articolo che possa mantenere stabile la nostra attrezzatura ed in sicurezza, dobbiamo trovare un compromesso. E dunque, ragazzi, a questo punto il video è giunto al termine. Io spero di aver fatto cosa gradita a portare anche questo tipo di contenuto qui sul canale. Se hai dubbi, consigli o commenti, fallo tranquillamente nel box qui sotto, e per il resto non mi rimane che lasciarti le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Se il video ti è piaciuto, ti pregherei di lasciare un like, a te totalmente gratuito, non costa nulla, a me aiuti a portare avanti tutto quanto il mio lavoro. E non mi resta che ringraziarti ulteriormente per essere stato anche in questo video fino alla fine del video. Ci vediamo alla prossima, ciao da Capezza.